Piazza Tortona abbiamo installato questo gigantesco letto 10 metri per 5 e abbiamo cercato di ricreare in questo luogo una piazza non artificiale che non funziona, ma una piazza reale fatta di persone. E qua mi trovo appunto in uno dei cartelli che abbiamo installato in piazza, e che questo luogo, che è un crocicchio di varie vie di una zona industriale che non aveva mai avuto appunto visto presenza di persone, finalmente si è trasformato invece in un luogo di incontro. In questi giorni questo letto è diventato un po' la scusa o l'occasione per far fermare le persone, farle incuriosire di questo oggetto, di questo strano disco volante che si è fermato in mezzo alla strada, ed è un letto per far sedere contemporaneamente 200 persone. È una figata, qua è bellissimo, finalmente un posto pieno di gente, pieno di milanesi che finalmente si aggregano e fanno qualcosa di interessante. Noi milanesi siamo creativi alla fine, anche se non sembra. Se ci danno degli spazi, li utilizziamo. Cioè, quando ci sono queste iniziative, un sacco di gente ci partecipa comunque. E questa è una cosa positiva. Bisognerebbe fare più iniziative di questo tipo. È stato fatto con dei materassi, un lenzuolo, dei cuscini, e così è un letto a vedersi, è un letto vero. Poi in realtà dalle immagini si vedrà che così si è un po' trasformato in un luogo dove da un letto potrebbe essere una piazza rialzata. Cioè l'occasione, la scusa era quella di trovare un oggetto, una situazione che potesse contenere contemporaneamente tante persone, farle sentire in un luogo che non è più una strada, ma farle sentire in un luogo dove si sta bene, dove si può parlare con le persone, dove si è isolati dal traffico. Dico che è comodissimo, è una figata, però dovrebbe durare più a lungo, però è bello. Vai. Ma perché no? Cosa bella appunto è che a un certo punto, verso le 11 di sera, quando nelle vie Tortona, via Savona, tutti i locali si sono chiusi, i ristoranti hanno chiuso, le varie mostre che avevano inaugurato hanno chiuso, quel luogo si è trasformato in un luogo dove tutti si sono riversati, quindi abbiamo praticamente bloccato le tre o quattro vie che confluiscono nella piazza. E da lontano appunto si vedeva questa marea di gente che sostava chiacchierando, parlando, quindi il letto poi dopo alla fine diciamo che non si è più neanche più visto e riconosciuto, quindi è stato un po' il punto di partenza, la miccia che ha fatto poi scattare questa presenza di persone, quindi questa è la cosa che più ci è piaciuta. Il letto è bello, io sono stato anche le altre serate, Piazzale Cadorna era carina. Dopo ci salgo, faccio un giro, vediamo come se mi regge anche a me, però non si dorme su questo letto. Bella ragazzi, settimana del design Milano. Ma Milano non è una città grigia, potrebbe essere colorata! Milano, aiuto! Aiuto! Bellissimo! Ah, e quindi stanno ballando sopra il letto? Allora vado anch'io adesso.
cosa più bella di questo salone è il, così, aver dato la percezione a, così, ai milanesi o ai turisti che sono venuti a Milano di una città che è viva, dove in qualunque punto, che fosse un po' più centrale, un po' più periferico, esterni c'era e aveva creato delle occasioni proprio di vita in strada. Bellissima, bellissima! Bellissima, bravi, bravi, complimenti!